dentro le protagoniste di Como e Fiorentina, uno degli incroci più interessanti di questa penultima giornata della prima fase. Bergers ne è andata da Lundorf. Kayan va da Karlernas, sinistro alto sopra la traversa, ma azione decisamente ben costruita da parte del Como con due cambi gioco. Erzen, Janogi, palla morbida per Bokete che ha pensato per un attimo alla sponda, poi ha deciso di andare in porta. Toniolo sfrutta tutto il campo in ampiezza la Fiorentina, catena allo spigolo, palla dentro per Longo che cerca di girarsi, le esce addosso forte Gilardi per chiuderle lo specchio della porta. Brave entrambe, Longo perché è riuscita a costruirselo questo tiro, ma anche Gilardi non sprecare nemmeno un secondo nell'uscita. Il suggerimento di Skorvankova per Erzen che restituisce a Skorvankova. Ripartenza sprecata dal Como che comunque era arrivato in porta con quattro passaggi. Sul contropiede che abbiamo raccontato qualche istante fa del Como, Toniolo recupera palla, la scippa a Lundorf. Opportunità per il tiro di Longo che invece preferisce il dribbling e poi calcia in seconda battuta. Sistemata la barriera da Iannello. Parte Toniolo che va a centrare in pieno la traversa, il pallone rimbalza ancora pericolosamente in area. Eccola l'esecuzione di Toniolo, sì, forse ha sfiorato Gilardi. Del Como, Bergersen, arriva Pastrenge, traccia interna e poi Skorvankova sul primo palo, Schroffenegger. Poi sulla destra per Monnecchi che va a puntare Toniolo, occhio perché Monnecchi è più veloce, infatti sprinta. Monnecchi forte dentro, una via di mezzo tra il tiro e il cross. Occhio perché la Fiorentina perde un bruttissimo pallone qui. Allora Picchi può entrare in area, aspetta l'arrivo di Kayan. Picchi va a servirla, va sul secondo palo. E Sevenius a farsi ipnotizzare da Schroffenegger. Solo calcio d'angolo per il Como. Sullo scout di Schroffenegger che ha deviato in angolo. Calcio d'angolo Como, appunto. Esce male in questo caso Schroffenegger, poi prova a spingere il pallone in porta Lippmann. Fiorentina che stringe i denti, di massima pressione del Como. Quattro in barriera, Gilardi, possono diventare anche cinque, sì, addirittura cinque. Bokete in porta! E avanti la Fiorentina con una perla su punizione di Vero Bokete. Non sono bastate cinque componenti della barriera per fermare la traiettoria perfetta disegnata dalla spagnola. La perfezione nel calciare il pallone da lì. Non ha potuto nulla Gilardi. Bellucci tra i rinforzi di gennaio della Fiorentina, arrivata in prestito dalla Juve. Occhio a Monnecchi che prova a sorprendere qui Schroffenegger, attentissima, servita da Vaitukaitite, l'inglese va dentro, scambia anche con Picchi, tentativo di proporsi in avanti con più giocatrici per il Como, rimbalzo raccolto da Monnecchi che calcia, aspetta il pallone e lo blocca in sicurezza. Kayan morbida e ci ha provato pure Gilardi, Como vicino alla porta ma non tanto da cambiare l'esito di questa partita. Ha vinto la Fiorentina qui a Seregno con il gol su punizione di Vero Bokete.